Pillole di benessere. Pillole di benessere. Pillole di benessere. Bentrovati all'appuntamento con Pillole di benessere da parte di Monica Celegato. Adesso, prima di presentarvi il nostro graditissimo ospite di oggi, vi ricordo il sito dove riascoltare tutte le nostre puntate, se volete, che è www.benessereinradio.it. Adesso ve lo presento, è un chirurgo plastico, estetico e ricostruttivo ed è il dottor Carlo Alberto Pallaoro della Pallaoro Medical Laser, che si trova esattamente in via Santa Lucia 43 al Palazzo Ezzelino a Padova. Dottor Pallaoro, buongiorno. Buongiorno Monica, piacere di sentirti di nuovo. Anche per me è un grandissimo piacere, dottor Siamo Pallaoro. Sotto il sole adesso, eh? Siamo molto sotto il sole. Quindi adesso in giro ci saranno tutti i suoi capolavori che non avranno problemi con la prova costume, dottor Pallaoro. Tendenzialmente no, sai che io sono uno che dà una mano, però il resto lo fa anche la ginnastica, i movimenti, infatti, i massaggi, sì. No? Per cui... Però tante volte, se non ci fosse il suo contributo, dottor sì. aiuto qualcosina, aiuto sicuramente. No, i profili si modificano principalmente, no? La crisi estetica è una sorta di sartoria, in poche parole, sì. No? Dove c'è un tessuto in più, va un pochino modificato, va fatta una pense e così via, diminuito un po', cercando sempre di creare un po' di armonia. Qualche volta si perde con il tempo, con gravidanze o con qualcosa simile. Certo, sì, lo so, delle volte non si ha proprio, però insomma quello è un altro capitolo. Un altro capitolo. Ecco, va bene. Senta una cosa, dottor Pallaoro, io avevo pensato oggi di parlare insieme a lei, perché penso che, vista la stagione, ci siano parecchie curiosità, no, legate, che magari a lei possono anche far sorridere, perché d'altronde insomma lei è un esperto in questo settore. Però insomma, in estate soprattutto i profani magari pensano di non poter fare interventi di estetica, no? Ecco, anche quello, per esempio, ecco. Allora partiamo proprio da qui, dottor Pallaoro. Sì. In estate, per esempio, se io dovessi sottopormi a un intervento di chirurgia estetica, avrei più problemi se lo facessi in un'altra stagione o no? No, io guardo, ti do un esempio concreto, un po' più internazionale, dato che tu sei abituato a tutte queste lingue. Sì. Se tu parli del Brasile, della Colombia, del Venezuela, della parte ovest degli Stati Uniti, dove fa sempre caldo, certo. La chiusura estetica si fa tutto l'anno. Sì, è la per parte, cui è solo in Europa che ci sono queste divisioni così tanto radicali tra l'estate e l'inverno, no? Per cui il sole qua sembra che quando arriva, veramente arriva diverso di tutto il resto del mondo, dividendo Europa con Sud America, per esempio. Sì. E in Brasile nessuno pensa che il sole potrebbe essere un disturbo a un intervento. Certo. Ovviamente chi si opera di chirurgia estetica deve cercare di trovare un momento che si possa permettere di stare un pochino tranquillo. Di solito 15 giorni di riposo e di essere abbastanza lontano di una fonte di calore, in questo caso il sole, è certo. Importante. Ecco, è però... una forma di guarigione programmata, questo è il grosso vantaggio della chirurgia estetica, no? Che non è una cosa che succede perché mi viene un dolore la mattina presto e mi faccio il naso, no? È una cosa che programmo qualche volta 6 mesi prima, un anno prima. Sì, quindi insomma non c'è nessuna controindicazione a fare un intervento di chirurgia estetica in estate, dottor Pallaoro. Credo noi per esempio lavoreremo fino al venerdì 29 luglio, ecco. E credo che se volessimo continuare anche ad agosto ci sarebbe della gente che magari in quel periodo sarebbero più disposti a farsi questo tipo di intervento, perché essendo un intervento non necessario, di solito uno inserisce questo tipo di attività in un momento dello schema annuale che si possa permettere di stare un pochino tranquillo e non avere delle responsabilità o degli appuntamenti importanti da non poter congeniare una cosa con l'altra. Certo, quindi insomma diciamo che bastano una quindicina di giorni, giusto? Sì, perché insomma due settimane un periodo di guarigione
decisione corretta, secondo me. Certo, e poi si può tranquillamente andare anche volendo al mare, insomma. Sì, al mare, ma non magari a prendere solo a mezzogiorno, no? Fare un po' il bambino, nel senso entrare verso le 10 della mattina, entro le 10 e dopo le 5 del pomeriggio, in modo che il sole proprio cocente del mezzogiorno sicuramente non è compatibile con l'intervento, perché non è solamente il sole ma la quantità di calore che potrebbe produrre un po' di vasodilatazione, per cui certo. I tessuti operati con la vasodilatazione si gonfiano e questi stessi tessuti operati non sono in grado di sgonfiarsi velocemente, per cui è interessante non produrre questo afflusso di sangue superiore alla normalità in funzione del calore che si ha con un mezzogiorno al sole a Jesolo, per esempio. Sì, beh, in effetti insomma il buon senso vorrebbe che nessuno stesse al sole a mezzogiorno, insomma. Sì, ma realtà questo che tu dici è una cosa molto seria, perché certo. tutte le infermità, le malattie gravi della pelle sono dovute a un'esposizione così violenta nei confronti del sole, perché principalmente un individuo non abituato e che prende questo sole solamente 2 o 3 mesi all'anno, sicuramente meno provvisto di difese. Sì, quello sicuramente, anche perché poi noi la prima volta che andiamo al mare vorremmo già venire fuori con arrostito praticamente. Vorremmo già avere la tintarella bella e fatta. Ecco, un'altra cosa invece, dottor Pallaoro, se quindi abbiamo capito che in estate si può tranquillamente fare l'intervento di chirurgia estetica come in qualsiasi altra stagione, poi ci sono per esempio delle controindicazioni, per esempio se uno ha il seno rifatto, in questo caso ci sono delle controindicazioni a un topless volendo, no, oppure assolutamente un seno rifatto quando è guarito? Sì, parliamo di uno che ce l'ha, insomma. Già guarito, sì, il topless è abbastanza accettabile in Italia, tranne in qualche città nel sud, qualcuno può arrabbiarsi un po', ma di solito se fa un ambiente conosciuto, fisicamente non ci sono problemi, qualche volta da un punto di vista legale non è possibile, perché qualcuno può reclamare, però esteticamente è un bel vedere, insomma. Sì, beh, poi soprattutto un seno rifatto, credo che, ecco, no, io volevo sapere se c'era qualche controindicazione al sole diretto. È come quando si dice, no, quando si può viaggiare in aereo col seno rifatto perché scoppia, no? Sì, io sempre vero, dico, sarebbe uno scoppiettio incredibile, perché i seni rifatti ce ne sono, insomma. Sì, no, beh, vabbè, poi insomma credo che anche nella chirurgia estetica siano stati fatti insomma dei passi particolarmente importanti rispetto alla chirurgia estetica che c'era magari 20 anni fa, quindi credo o 50 anni fa, sì. Infatti i risultati di Pitanghi quando ha cominciato attualmente sarebbero nefasti, no? Per cui la qualità degli interventi è migliorato e siamo in fase di miglioramento. La tendenza è sempre fare questo, come la vita in generale, come qualunque altra specialità. Certo, quello sicuramente. Va bene, dottor Pallaoro, noi la ringraziamo perché lei ci dà sempre delle risposte esaudienti e esaustive. Ricordo anche il sito, eventualmente vi voleste informare, che è www.pallaoro.it o com, è comunque la stessa cosa, troverete tutte le informazioni sulla Pallaoro Medical Laser. Dottor Pallaoro, io la ringrazio, spero di riuscire. Ti auguro una tintarella di luna, anche di sole e di tutto quanto, insomma. anche a lei, dottor Pallaoro. Grazie mille. Grazie a te, buona giornata. Grazie. Benessere in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di pillole di benessere. Recensioni, notizie, anticipazioni. Tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Benessere in radio.it. Salute, bellezza e benessere. In un click. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it.